Ciao, sono Claudia Burato del gruppo Remark, azienda leader nella consulenza in materia di ambiente, sicurezza e medicina del lavoro. Coordino il settore ambiente, che si avvale di consulenti molto preparati sulla gestione dei rifiuti. Un gruppo tutto al femminile che ogni giorno, con grande professionalità e competenza, offre ai nostri clienti il giusto supporto in questo settore così complesso. Nel video precedente abbiamo visto alcune novità introdotte dalla riforma sui rifiuti del pacchetto di economia circolare. Ma vediamone altre! Col decreto numero 116 è stata sviluppata una figura che era già presente nel testo unico ambientale, ma solo in maniera del tutto marginale. Si tratta del produttore del prodotto. Attenzione, non stiamo parlando del produttore del rifiuto, cioè il soggetto che si vedeva investito dell'intera responsabilità della filiera del rifiuto. Stiamo parlando del produttore della merce. Con questa nuova norma, la responsabilità e gli oneri della gestione dei rifiuti vengono estesi a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti. Questo cosa significa? Significa che la filiera del rifiuto non parte più da chi produce il rifiuto, ma inizia a monte, cioè da chi produce il prodotto, che poi a fine vita diventerà rifiuto. L'obiettivo finale è chiaramente quello di ridurre i rifiuti, che da sempre è lo scopo principale su cui si fonda l'intera gestione. E come si può fare? Attraverso, ad esempio, una progettazione ecosostenibile dei prodotti che utilizziamo tutti i giorni, che ne allunghi la vita, che riduca gli imballaggi, o che utilizzi materiali riciclati o rigenerati, oppure ancora progettando prodotti che si possano facilmente riparare o che si possano scomporre in componenti riutilizzabili. Pensiamo ad esempio agli elettrodomestici. Sicuramente ti sarà capitato di avere un televisore guasto e renderti conto che ti conveniva comprarne uno nuovo piuttosto che riparare quello vecchio. E questo non è per niente sostenibile. È qui che finalmente si inserisce la nuova norma, che, pur con buoni presupposti, è ancora in via di definizione. Come nel caso del Registro Elettronico Nazionale dei Rifiuti, dovremo attendere un apposito decreto ministeriale che definirà innanzitutto le figure soggette alla responsabilità estesa del produttore, ma anche gli obiettivi di gestione da raggiungere e le modalità operative. Per ora si sa solo che verrà istituito un nuovo registro, cioè il Registro Nazionale dei Produttori, una piattaforma che avrà lo scopo di controllare i prodotti immessi sul mercato nazionale al fine di favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti da essi derivanti. La modalità di registrazione, eventuali oneri da sostenere, comunicazioni e relative sanzioni verranno specificate a breve. Per ora non possiamo fare altro che attendere indicazioni dal Ministero. Sicuramente noi di Remark terremo monitorato anche questo aspetto e quindi, nel momento in cui verrà fatta chiarezza, se sei nostro cliente verrà informato attraverso le nostre news o i nostri contatti. Se invece non sei nostro cliente, beh, a questo punto possiamo sempre rimediare. Bene, in questo video abbiamo visto insieme un'altra novità introdotta dalle norme del pacchetto di economia circolare sui rifiuti che riguarda la responsabilità estesa del produttore del prodotto. Proseguiremo con altre importanti novità nel prossimo video. Per non perdere informazioni, iscriviti al nostro canale per essere avvisato per primo quando uscirà il prossimo video. Buon lavoro!